Buongiorno ragazzi, questa puntata sarà una puntata un pochino particolare perché alcuni di voi mi hanno chiesto di avere un pochino più di specifiche su qualcosa. Non ve lo voglio ancora svelare perché? Perché l'altro giorno siamo andati a ritirare un pacco, non so se avete visto nelle puntate precedenti. Questo pacco conteneva un pannello solare, eccolo qua. È il pannello solare portatile dell'EcoFlow da 220 watt. Ce n'è anche uno da 400, ma abbiamo scelto uno da 200. 220 watt per le dimensioni, perché quello da 400 era molto grande, non sappiamo dove metterlo in camper perché è ingombrante. Allora, come lo utilizzeremo? Lo utilizzeremo in maniera particolare, nel senso che noi abbiamo 600 watt sul tetto di pannelli fissi. Ho lo spazio per mettere altri pannelli fissi, d'estate ci sono più che sufficienti, d'inverno abbiamo visto in questi giorni, un po' con l'inclinazione del sole, un po' perché abbiamo poche ore di sole utili, andiamo in crisi. Oggi non faccio ancora l'unboxing, lo farò fra qualche giorno, però lo levo dallo scatolone perché ragazzi lo spazio è talmente poco in camper che non posso mettere via lo scatolone. Ma questo è l'unboxing. Quindi, esatto, farò solo l'unboxing, cioè non ve lo spiego. L'unboxing è appunto una cosa generale, però diciamo lo scartono, ok? Se lo volete vedere guardatelo. Pannello, ci tengo a dirvi che me l'ha mandato l'EcoFlow per vedere se riesco a risolvere il mio problema di poca batteria. Quindi se non funziona, ve lo dico, cioè non sono vincolato a nessun genere di contratto, quindi penso che funzioni per quello, ovviamente per i 200 watt che eroga, non di più, però secondo me è una soluzione. Ah, ci tengo anche a dire una cosa, per quale motivo non ho messo anche un pannello sopra? Perché diciamo che il sole in questo momento, se voi lo vedete, sono già le 10 di mattina, guardate le ombre lunghe. Guardate come sono lunga anch'io, ci sono anch'io, buongiorno. Molto 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 basso, quindi i pannelli sopra hanno un'inclinazione che ricevono veramente poco. Quindi per questo motivo l'ho preso portatile, perché riesco a dargli io l'inclinazione che a me serve. Addirittura, siccome ho dei ganci laterali, delle barre, potrei metterlo completamente in verticale. Ma queste sono mille prove, mille no, diciamo diverse prove che faremo dopo l'unboxing. Allora, in questa scatola troviamo libretto di istruzioni e una cosa interessante che già serve, 4 moschettoni. Ciapa! Vai! Polisterolo. Una valigia, praticamente. Una borsettina, che carina! Cos'altro? Sì! Suppongo dei cavi. Tutto qua. Eccola qua. Peso 9,2 kg. La grandezza la vedete in base alle dimensioni di Mauri e di Bruto. E adesso noi lo ritiriamo perché c'è il sole, oggi ci godiamo la giornata, griglieremo, faremo tante belle cose e nelle prossime settimane, quindi per voi fra qualche secondo, ma probabilmente saranno passate un paio di settimane, anche perché il sole si abbasserà ancora, quindi ce la sarà ancora meno, quindi lo faremo proprio al top del meno, faremo tutte le varie prove tecniche che ci servono. Quindi, ciao! Bene, bentornati, riprendiamo, finalmente c'è il sole, quindi posso fare questo pezzo di video. Ci eravamo lasciati dopo l'unboxing, io nel frattempo ho fatto alcune prove. Di cosa stiamo parlando oggi? Stiamo parlando del pannello portatile dell'EcoFlow. Perché abbiamo scelto un pannello portatile e non abbiamo aggiunto un altro pannello solare fisso sul camper? Perché in questo periodo dove siamo, l'inclinazione del sole e le ore di sole sono talmente poche che non riusciamo a caricare le batterie. Quindi, orientando invece a questo punto il pannello in direzione del sole, se vedete, e così riusciamo ad avere più wattaggio. Quindi la prima prova che facciamo in questo momento è collegare il pannello solare alla nostra EcoFlow portatile. Se mi dai una mano, Marina. All'interno della confezione troverete 4 moschettoni che serve per agganciare il pannello. Lo potete agganciare con queste strisce perché la confezione farà da supporto e farà anche da regolatore di inclinazione. Bisogna agganciare i moschettoni a questi due buchi centrali e gli altri due in corrispondenza sotto. Come vedete, dai moschettoni regolati e collegati sotto, qui riusciamo a dargli, chiudendo e aprendo, l'inclinazione del pannello solare. È un sistema che non mi piace. È complicato, da solo, poi ci prendi la mano, lo fai. Io aggiungerei che questa bustina bellissima di stoffa
in questo punto deve per forza appoggiare a terra per sostenere i pannelli, e quando poi la richiudiamo e ce la riportiamo in camper spesso è sporca di terra e di pietre, quindi non è un sistema perfetto, ecco. All'interno, oltre al libretto di istruzione, troverete anche questo che è il cavo d'alimentazione. Hai dei normali plug classici che vengono utilizzati per i pannelli solari. Questo dà anche la possibilità a questo pannello solare di essere compatibile con qualsiasi tipo di power station o comunque impianto fotovoltaico. Il cavetto dall'EcoFlow ha un suo connettore. Questo connettore qua è uguale per l'accendisigari. Basta semplicemente inserirlo dentro e accenderlo. La batteria è al 44% e sta caricando più o meno 99 watt. Adesso orientiamo bene il pannello in direzione del sole e vedrete che aumenterà. Quanto è arrivato? 192, 193. Puoi fare meglio? No, va bene così. Come vedete abbiamo già raggiunto 193 watt, magari se stai lì riesci a prendere qualche watt in più. Addirittura una giornata mi ha dato più di 220 watt, calcolando che questo qua è un pannello che ha 220 watt. 220 watt in tecnologia PERC, quindi vuol dire che anche dietro i raggi solari che rimbalzano vengono catturati anche dalla parte posteriore. Quindi devo dire che ha degli ottimi risultati. Vi vado a comparare i 600 watt di pannelli che noi abbiamo in questo momento sul camper, vedere in questa posizione, che è la posizione migliore, quanto stanno producendo. In questo momento sono le 2 del pomeriggio, il camper è direzionato esattamente, se vedete l'ombra si vede che è praticamente quasi verso il sole, e oltretutto abbiamo anche l'inclinazione giusta, nel senso che io i pannelli anteriori li ho leggermente inclinati. Beh, stanno producendo 227 watt su 600, quindi un terzo, mentre il pannello dell'EcoFlow sta praticamente producendo l'80%, essendo già un pannello da 220. Sono convinto che se gli do un po' di regolazione riesco ad arrivare quasi intorno ai 200. Ora capite anche voi che un pannello portatile che puoi direzionare in questo momento, d'estate no, ma in questo momento, è veramente importante per riuscire a catturare più sole e più energia possibile. Ovviamente poi con l'app riesco a vedere quanto sto caricando. Adesso è sceso un attimino perché dai 200 nel frattempo il sole sta già scendendo, vedete la velocità in 10 minuti, e riesco a farvi vedere che comunque 187 watt stanno entrando, mentre come vedete la Victron mi sta dando 224 watt. Sinceramente 600 watt e 224, quindi un terzo più o meno. 220 mi dà circa 200-190, e insomma orientandolo, grande cosa. Sì, magari potrei fare che orientare è brutto, no? Il cavetto di alimentazione che abbiamo usato dal pannello solare alla River 2 Pro è lo stesso attacco che utilizza anche l'aria condizionata. Vi ricordate che noi abbiamo anche la Wave 2? La Wave 2 ha una sua batteria. Volendo, per non caricarla con la rete o non usare le nostre batterie del camper, possiamo utilizzare questo. Lo stesso cavetto lo colleghiamo alla batteria della Wave 2, metto fuori i pannelli solari, metto il camper all'ombra, i pannelli solari al sole, e io alimento la mia Wave 2 con i pannelli solari stando all'ombra. Perché per noi è molto importante la power station? Perché noi la usiamo anche come secchio. Uno magari mi viene da ridere, ma vi spiego il perché. Ci è capitato più di una volta di essere in camper, aver bisogno di ricaricare le nostre batterie, e la presa di corrente era talmente distante che non potevamo collegare dei cavi direttamente. Quindi in questo caso di emergenza cosa abbiamo fatto? Abbiamo utilizzato come un secchio la power station, quindi andavamo a caricare alla colonnina la nostra batteria e poi la trasportavamo come un secchio e la collegavamo direttamente alla 220, diciamo alla classica presa da colonnina del camper. Quindi con 2, 3, 4 viaggi, poi dipende, riuscivamo comunque a caricare bene le nostre batterie, quindi lo utilizzavamo come secchio. Soprattutto questa power station ha una carica molto veloce, in 45 minuti è piena ed è anche leggera, infatti a volte l'abbiamo caricata magari in qualche bar perché ci serviva. Adesso, visto che qualcuno me l'ha chiesto, visto che ci sono nuovi condomini che fanno parte della nostra bella palazzina che si sta ingrandendo sempre di più, mi hanno chiesto che tipo di impianto io ho all'interno del camper. Allora, giusto delle informazioni abbastanza generali. Noi abbiamo 600 watt di pannelli solari sul tetto con tecnologia PERC, che è la stessa tecnologia del pannello portatile dell'EcoFlow. Abbiamo un inverter da 3 kW che ci fornisce la 220 e abbiamo due batterie al litio ferrofosfato da 220
100 ampere ora l'uno, che sono tanti, sì, ma è anche difficile caricare, nel senso che abbiamo bisogno di bella potenza per caricarle. Tutto questo impianto viene gestito da apparati Victron, tipo l'MPPT che è Victron, charger per la 220 che è Victron, poi il B2B, quindi riusciamo anche a caricare le nostre batterie quando viaggiamo utilizzando l'alternatore, e tutto questo viene gestito da prodotti regolatori, diciamo così, della Victron Energy. Allora, l'impianto l'ho fatto io su mia misura. Noi abbiamo scelto questo dimensionamento calcolando quelli che potevano essere gli ipotetici consumi e più o meno ci siamo. L'unica cosa è che abbiamo cambiato i computer nel frattempo e ahimè abbiamo dei computer che ciucciano veramente tanto, quindi su quello dobbiamo fare attenzione, però fino adesso non abbiamo avuto grossi problemi. L'impianto, come dicevo, l'abbiamo dimensionato sulle nostre caratteristiche. Se qualcuno è interessato, andate a vedere i video vecchi, insomma ne abbiamo diversi dove parliamo dell'impianto elettrico. Addirittura, visto che noi abbiamo l'induzione portatile, quindi lo posso staccare e mettere all'esterno, d'estate è meglio cucinare fuori, e l'abbiamo alimentata su un muretto con la EcoFlow, con la batteria portatile. Quindi insomma abbiamo diverse soluzioni che abbiamo adottato per essere innanzitutto il più possibile gas free. Infatti noi abbiamo solo una bomboletta di gas che abbiamo utilizzato in questi giorni qua portatile, con un fornelletto da campo, per evitare di rimanere senza corrente abbiamo utilizzato quello, perché eravamo veramente bassi di batteria. E adesso andiamo a vedere quella che è l'ultima soluzione, che ritengo per me importantissima per diversi fattori. Riassumendo, come carichiamo quindi le nostre batterie, cuore pulsante di Brut? In 6 modi, contateli. Primo, pannelli solari, quindi 600 watt che ci danno. Secondo, la classica colonnina del campeggio, dove non si hanno problemi, vai lì, ti attacchi, non si hanno problemi più o meno, nel senso che utilizzando la Victron io posso regolare la quantità di ampere che posso assorbire. Ci sono molti campeggi che ti danno un massimo, dopodiché scatta il contatore. Se non hai la possibilità di regolarli, e a volte puoi avere difficoltà, nel senso che non riesci ad attaccarti. Terzo punto, l'alternatore. Quindi noi viaggiando abbiamo circa anche qua 30 ampere che entrano, non è moltissimo ma ci aiutano. Quarto punto, utilizziamo l'EcoFlow come secchio. Andiamo, carichiamo in un bar, veniamo e l'attacchiamo alla 220 della colonnina. Quinto punto, quello che non vi ho ancora detto, noi abbiamo un generatore portatile che pesa 9 kg che produce 750 watt con uno spunto da 900. È un generatore a benzina verde. Ovviamente cerchiamo di usarlo il meno possibile perché innanzitutto inquina, però è proprio l'estremo, nel senso che se siamo senza sole possiamo fare quello che vogliamo con i pannelli solari, ma ahimè c'è poco da fare. Sì, possiamo andare avanti e indietro col secchio, ok, ma il generatore diventa importante perché è veramente l'ultima spiaggia. Con un pieno di benzina, che sono 2 litri e 3, facciamo circa 40-45% di ricarica delle nostre batterie. In extremis l'utilizziamo. E siamo arrivati al sesto punto, che è quello secondo me un pochino più particolare. Particolare perché? Perché andiamo ad utilizzare quello che è la tecnologia totalmente di EcoFlow senza andare a fare nessun tipo di impianto. Ve lo spiego meglio. Posso avere l'onore? Abbi l'onore. Metto? Metto. Praticamente cosa utilizziamo? Pannelli solari collegati alla nostra EcoFlow che genera la 220, che ha un suo MPPT interno, quindi è già tutta una tecnologia integrata che mi genera tranquillamente della corrente che io vado a collegare, come vedete là in fondo. Abbiamo una colonnina solare. Esatto. E abbiamo una colonnina solare, come dice Marina. Praticamente riusciamo a utilizzare la corrente che genera il sole direttamente. Aspetta, abbiamo anche un vantaggio che lo vedremo soprattutto di estate, che io posso prendere il mio bel camper, metterlo all'ombra, collegare questo pannello solare, alimentare il mio camper, quindi mantenere le batterie attive, cariche, e stare tranquillamente all'ombra con l'aria condizionata. Ovviamente ci sono dei limiti anche qua, ma dei limiti che poi sono superabili. Se voi vedete qua, noi abbiamo adesso 177 watt di ingresso dai pannelli solari e abbiamo un'uscita di 531 watt. Vuol dire che in questo momento il camper sta succhiando di più di quello che entrano. Ora, se è un discorso di caricare subito le batterie, utilizzare oltre che i pannelli solari, ma utilizzare anche la batteria che è all'interno della power station per fornire questi 500 rotti watt.
In caso noi fossimo solo in mantenimento o vogliamo caricare anche più lenti, perché comunque ne abbiamo, magari abbiamo d'estate tante ore davanti di sole, cosa succede? Sempre tramite l'applicazione della Victron, quindi del charger, io posso abbassare l'assorbimento in ampere e parificarlo, quindi magari ho 200 watt in ingresso e regolo l'assorbimento a 200 watt in uscita. In quel caso lì ho una costante che non mi va a scaricare la batteria, anzi addirittura un giorno l'ho provato, ho messo all'interno l'assorbimento più basso perché più o meno ero carico e sono riuscito, oltre a caricare la batteria esterna, a caricare anche la batteria della Power Station. E questo era un argomento che ci avete chiesto in tanti. Se vi è piaciuto, se volete, se avete delle domande, scrivetecelo qua sotto, iscrivetevi anche se volete, perché no? Voglio ringraziare Ecoflow per averci fornito in questa collaborazione i pannelli solari. Qui in descrizione ci abbiamo anche un bel link di sconto per comprare i prodotti della Ecoflow. Ciao ragazzi, alla prossima!